siamo di nuovo di fronte a un altro problema per quanto riguarda il territorio, un problema che non è stato risolto, i lavoratori della RAFA scioperano e quest'oggi verrete incontrati dal prefetto. Cosa chiederete al prefetto? Noi dobbiamo chiedere al prefetto, come sempre, che come persona è molto attento proprio sulle situazioni e sulle vertenze di questo territorio, le condizioni in cui si trova l'area H oggi, che va a rischio a settembre, finisce la cassa integrazione, di non avere più opportunità per oggi di altri ammortizzatori sociali, vengono messi in discussione i posti di lavoro. C'è ancora un'opportunità che secondo noi andrebbe sfruttata, è quello che c'è un carico ancora di lavoro da parte di Piaggio di 6 velivoli che potrebbero essere sbloccati e sarebbe, diciamo, un'alternativa a una sospensione della cassa anche per 4-5 mesi e prolungare poi oltre questi mesi la cassa o vedere come finirà la situazione di Piaggio. Perché sappiamo tutti che l'area è una costola di Piaggio, sappiamo che è legata alle lavorazioni della Piaggio, finché non si concluderà tutto questo processo di compravendita o di chi sarà assegnato all'azienda, l'area si trova in una situazione, diciamo, legata esclusivamente al carico di Piaggio ed è quella che è più in sofferenza in questo momento. Dobbiamo ricordarci che quando c'è stato il trasferimento di Piaggio ad Albenga, l'area H aveva un piano che era, diciamo, sopportato da Piaggio, era quello di avere 200 dipendenti, arrivare a un massimo di 100 dipendenti, oggi parliamo di 40 dipendenti, eravamo arrivati a 70, 30 si sono già persi per vari motivi, ora la preoccupazione è di perdere tutto il resto e sicuramente per noi era un'alternativa, specialmente in un territorio così disastrato a livello occupazionale, avere un'azienda che arriva dal Benevento e dà occupazione su questa provincia, pertanto noi faremo di tutto e di più e protesteremo, e da oggi inizia una serie di proteste che porteremo avanti finché non troveremo, diciamo, non dico una quadra, ma quantomeno una soluzione anche momentanea a questo problema.